ecco che si è riaperto il corso del Sellina. Lo sbarramento a valle, a monte, e il pescaggio a valle, ributtata poi a monte del contenimento, ha funzionato perfettamente. A 4 giorni dal terribile incendio che ha devastato la galvanica Formelli, ecco che il torrente Sellina riprende il suo corso. Era stato protetto con dei salsicciotti di terra a monte e a valle, proprio per isolare le sostanze inquinanti. Abbiamo proceduto con bloccare a valle del corso fluviale del fiume Sellina lo sbarramento dell'inquinamento che stava arrivando e poi successivamente a monte del fiume Sellina. Poi abbiamo posizionato un'idrovora per portare l'acqua da monte a valle dello sbarramento, e iniziata lunedì sera la bonifica ed abbiamo terminato in questo momento con la soddisfazione di tutti coloro che hanno collaborato e lavorato, dalla Protezione Civile alla Croce Rossa, a tutte le aziende che con noi hanno collaborato, l'impresa Maggini, Ortiz, gli Autospurghi, perché è stato veramente un momento di 3 giorni di lavoro intenso e siamo riusciti a concludere tutte le operazioni ancora prima che poi potesse ritornare il momento di piovosità che è previsto per domenica. Alle nostre spalle c'è un telo, sotto ci sono dei big bag che contengono tutto quello che è stato asportato dalla parte dell'alveolo del fiume. Prima tutta la parte del fiume è stata aspirata con autospurghi in modo da eliminare tutta la parte liquida e poi successivamente è stato provveduto al prelievo e l'asporto dei primi 5 cm del suolo e messo tutti in big bag. Questi verranno analizzati e portati in impianti per il loro trattamento. Quindi, come abbiamo potuto vedere nell'alveolo del fiume, tutto ripristinato e il corso fluviale ha ripreso la sua decorrenza.